e sia che sia un film, quello che vi sto per presentare, dai colori di Miscia B al bianco e nero, se possibile con prevalenza, tanta prevalenza del nero, di questo film della provincia di Latina, dove un pusher rumeno, uno spacciatore di cocaina, sì, venuto 30 anni fa dalla madrepatria Romania, approdato in Italia, e in Italia si è fatto una famiglia. La famiglia è composta da questo suo figlio, per il quale lui stravede. Lui è qualcosa davvero di unico, è chiassoso, è guascone, è un po' rompi pure, ovviamente fa il mestiere che fa, però dobbiamo semplicemente dire che sì, potrebbe essere giustamente bacchettato sotto tutti i punti di vista, ma per il figlio farebbe l'impossibile. Il figlio, come tutti i figli di questo mondo, amano il proprio papà, però per l'estrazione sociale, per ciò che egli fa per portare il pane a casa, se ne vergogna un pochino, fino ad arrivare, diciamo, alla età dove segna un passaggio, ahimè, con la conoscenza, brutte conoscenze che ti fanno deviare il tuo percorso. I genitori si fanno in quattro per indirizzarti sulla retta via, poi arriva un primo amico, uno che veramente potrebbe pure farsi i fattacci suoi, che invece gli fa cambiare strada, addirittura riesce, ahimè, a metterlo proprio contro suo padre, facendo la stessa cosa, cioè vendendo droga. Ne scopriremo delle belle, anzi delle brutte, in questa opera prima, che vede in veste di scrittura, sceneggiatura e interpretazione e regia un bravissimo Alessandro Gassman, non potrebbe essere altrimenti, Buonsangue non mente. E la sua opera prima, lo dicevo, in uscita in Italia in tutte le sale da domani, giovedì 18 aprile, Alessandro Gassman e il suo Razza Bastarda.